Cari telespettatori, intanto ringrazio davvero l'ospite che ha avuto la bontà di tornare ancora una volta. L'abbiamo messo un po' sotto pressione, lo conoscete ormai, è il professor Paolo Quercia, che insegna studi strategici all'Università di Perugia ed è direttore della rivista Geotrend, di cui poi in una delle prossime puntate vorrei parlare perché è molto interessante, molto interessanti sono i temi e l'ambito che tratta. E Paolo Guerzo ha un lungo curriculum, ricordo una cosa sola, che è stato coordinatore del club dei diplomatici economici e commerciali delle ambasciate estere in Italia. Col professore ovviamente facciamo una seconda puntata sulla guerra in Ucraina, sui suoi effetti, sugli scenari geopolitici. Ci ha fatto una prima puntata in cui ci ha dato degli importanti punti di riferimento e che ha avuto un grosso successo. Questa puntata serve proprio per un aggiornamento, perché è passato un mese, credo, da quella puntata, più o meno. Quindi la situazione anche bellica è cambiata. Ci sono stati sviluppi, diciamo, geopolitici sia da parte occidentale sia da parte russa, che ha detto che adesso l'obiettivo è prendere fin Donbass. C'è stato un inasprimento delle sanzioni. Insomma, qual è la situazione, professore? Cosa è cambiato in un mese? Ma la situazione rimane, diciamo, abbastanza confusa perché questa decisione di fare una guerra, un intervento militare in Ucraina da parte della Russia continua. Ha ragione, io ho sbagliato, si dice Ucraina, forse anche Ucraina, perché qua non ho capito, però ho sentito che è più corretto Ucraina, così lo diciamo ai nostri telespettatori, che io ci casco sempre, ormai nel mio orecchio c'è Ucraina. Senta, scusi, mi diceva, a parte questo, che la situazione è complessa. Ma la situazione è complessa, ma perché io ritengo che la Russia, per qualche suo calcolo strategico, si è cacciata un po' in un vicolo cieco, cioè l'avvio di questa operazione militare, che non è stata concepita come una piccola invasione per aggiustamenti di confini, per questioni di minoranze, per problemi, diciamo, strategico-territoriali di basso profilo. C'è qualcosa di molto più ampio, di molto più grande sotto, no? Bastava rileggere le condizioni che Putin aveva mandato agli americani, non agli ucraini, non agli europei, non a Macron, con cui sostanzialmente non voleva relazionarsi, ma direttamente a Biden e alla NATO, tutta una serie di richieste il cui obiettivo era quello di sostanzialmente ricostruire, anzi distruggere e ricostruire su nuove basi l'architettura di sicurezza in Europa. E questo è un obiettivo enorme che vuol dire riportare i rapporti di forza in Europa orientale a 30 anni fa, sostanzialmente, agli anni 90, ai primi anni dopo la caduta del muro di Berlino. Per cui questo obiettivo così ambizioso, però sorretto da forze militari che mostrano tante lacune e tante arretratezze, rende, diciamo, una specie di gap, no? Crea un gap, un buco tra gli obiettivi, le ambizioni e le risorse che i russi sono in grado di mettere poi realmente sul campo. Ovviamente in mezzo c'è anche la voglia degli ucraini di combattere, di resistere, perché per loro è sostanzialmente la salvaguardia dell'Ucraina come nazione e della sovranità, dell'indipendenza del paese. Putin ha detto chiaramente che l'Ucraina non può esistere dentro questi confini se è autonoma e filo occidentale, per cui o deve essere drasticamente rimpicciolita o, se vuole mantenere i confini che ha ottenuto nel 91, deve essere diciamo, controllata da Mosca con dei governi controllati da Mosca. Ecco, quindi tutta questa situazione ha creato sul terreno un caos dove è difficile trovare come si dice, un end state, no? Cioè un punto dove tutti quanti sono contenti di dove hanno raggiunto, di quello che hanno raggiunto. Per cui abbiamo visto il primo mese una guerra quasi totale sulla totalità del territorio dell'Ucraina. Poi abbiamo visto un riposizionamento delle truppe al sud, dove i russi stanno cercando di avanzare, ma con difficoltà. E oggi, ieri, insomma, Putin ha detto che l'obiettivo è quello di una conquista importante e significativa di ampie parti del sud del paese.
E questo vorrebbe dire una guerra lunga ancora tanti, tanti mesi. Professore, qui c'è una cosa che lei notò l'altra volta. Insomma, si dice sempre il Donbass, quelle zone là, c'è una consistente, forse addirittura maggioranza, di popolazione, diciamo, russofona, insomma, di etnia russa. Eppure hanno difficoltà anche lì i russi. Cioè, capisco al centro o alla parte occidentale, dove la componente di etnia russa è minore. Ma com'è che i russi hanno difficoltà quasi a casa loro, insomma, non dica a casa loro, perché quella parte, nemmeno quella parte sta con loro? Allora, qui è un po' complessa ricostruire qual è l'identità ucraina, perché poi di fatto gli ucraini sono stati un paese, sono un paese bilingue, no? Si parla russo, si parla ucraino, c'è una grossa parte, come diceva lei, di popolazione che è etnicamente russa, cioè che nata da genitori entrambi russi che si riconoscono nella nazione russa. E poi c'è un'altra parte anche di ucraini o di famiglie miste russo-ucraine che però parlano russo come lingua principale. Ecco, nonostante questo, però, la divisione è diventata politica, non è più una divisione etnica o linguistica, per cui bisogna capire se gli ucraini non hanno, diciamo, anche quelli che erano filorussi, se noi ci ricordiamo in passato tutte le elezioni sono sempre state molto combattute, più o meno un 50% di filo occidentali volevano l'integrazione dell'Unione Europea, forse anche della NATO, ma soprattutto nell'Unione Europea, e un'altra metà del paese che voleva restare neutrale, indipendente e avere buoni rapporti economici con Mosca. Questa era la spaccatura del paese. Diciamo, i filorussi non volevano l'annessione alla Russia, volevano mantenere una neutralità. Ecco, con la guerra del 2014, ma soprattutto con questa invasione, che non è più un golpe, diciamo, questa è una vera invasione con distruzione importanti di città, di ospedali, di scuole, con tante vittime civili, è chiaro che anche quella parte del popolo ucraino, di sentimenti russi, filorussi, che non si riconosceva nel nazionalismo ucraino, non ci sta a questi termini, cioè non ci sta diventare con la forza una sottocomponente di una Russia che a questo punto acquisisce quasi una dimensione coloniale o imperiale, ecco, mettendo poi anche lo stesso popolo russo sempre più sotto autarchia, sotto una dittatura un po' più stringente. Quindi io credo che è diventata politica la divisione, cioè di modello di sistema politico, ecco, non è tanto che non si vuole la Russia come paese, non si vuole questo modello di Russia. Sai, professore, volevo capire, alcuni dicono, dice la guerra, alcuni che, diciamo, cheggiano a Putin in Italia, insomma, fondamentalmente, dicono, ma questa guerra alla fine sono gli stessi gli americani, insomma, l'Occidente, ma il partito degli americani, che la vogliono tirare alle lunghe perché così ci vendono il gas più. A me sembrano tutte un po' così, delle fumisterie fondamentali. Credo che per gli Stati Uniti il problema russo sia, in quel momento in cui erano tutti impegnati nel contenimento geopolitico della Cina, è arrivata, è più una botta che gli è arrivata. Io non credo che ci sia dietro una strategia tale da prorogare all'infinito questa guerra per venderci il gas loro più caro, no? Mi sembra una sciocchezza. No, lei che ne pensa? Questo no, perché noi comunque il gas continuiamo a comprarlo dalla Russia, continueremo a comprarlo ancora per un po', certo. Dopo quello che accade, molti contratti, quando andranno a scadenza, non saranno rinnovati e possibilmente si cercheranno alternative. Però l'opzione di sganciarsi dal gas russo, onestamente, non è ancora verosimile, non è credibile, quindi non potrebbe essere questa la strategia americana, perché non ci sarebbero né i numeri di gas americani per soddisfare l'Europa né la volontà europea di sganciarsi, quindi non può essere questa la motivazione. Poi su quello che dicono i filorussi in Italia bisogna un po' distinguere da quelli che sono in buona fede e quelli che sono in malafede, perché c'è purtroppo una parte che sono un po' in malafede, ecco, quindi su questo si più che altro riversano una certa propaganda di guerra di Mosca. Ci sono invece quelli che sono in buona fede, ovviamente, perché non è che bisogna per forza essere antirussi per avere ragione. Quelli che sono in buona fede sostanzialmente dicono: ma questa guerra, gli occidentali hanno un po' creato una trappola per Putin, no? Hanno un po'
creato un trabocchetto su cui la Russia è caduta dentro. Io non credo che questa sia la realtà, anche di quelli che lo sostengono in buona fede, per un motivo semplice, cioè gli americani noi li pensiamo molto più forti di quelli che in realtà sono. Dopo una serie di guerre che gli americani hanno fatto in giro per il mondo, nel Medio Oriente, negli ultimi 20-25 anni di guerre ne hanno fatte tante, no? Non è che lo strumento militare americano sia così in grande spolvero, al punto che molti ritengono che loro non sono in grado di sostenere due grandi conflitti regionali contemporaneamente. Quindi gli americani, che ritengono che il loro principale problema di sicurezza sia legato alla Cina e all'Asia Pacifico, semplicemente non vogliono che si crei in Europa un conflitto regionale dove buttare dentro tutte le loro forze, che a quel punto, se dovesse poi scoppiare un problema a Taiwan o in Asia, e l'America non riuscirebbe a gestire due conflitti. Quindi io vedo più che altro una incapacità degli americani di essere egemoni sia in Europa, nel Mediterraneo, che in Asia, e a quel punto i russi che ne hanno approfittato di questa situazione, ecco, magari pensando che gli ucraini fossero più facili da buttare giù con una robusta e forse anche che l'Europa si dividesse un po'. E che l'Europa si dividesse, ma l'Europa in realtà non si divide perché si è impaurita, diciamo, questa sì. Operazione militare russa, insomma, ha fatto cambiare anche ai tedeschi tantissime visioni consolidate della geopolitica e dell'economia. Senta, professore, ma allora il vantaggio di Putin, perché uno, nel lungo periodo comunque l'Europa si renderà più indipendente sicuramente dal gas russo, dalle materie prime russe, differenzierà molto di più, non ora, ma insomma la linea è quella. Dall'altro lato ha resuscitato la NATO, che sembrava quasi che avesse esaurito la sua funzione. Dall'altro addirittura nuovi paesi chiedono di entrare nella NATO, sono spaventati, la Svezia, la Finlandia. Ma non ne ha presa una Putin, se la guardiamo da qui a un po' di anni, c'è un metodo in questa follia, oppure è proprio una follia senza metodo? A questo ovviamente non lo sapremo mai. Io tendo ad escludere la spiegazione che è pazzo o che è un criminale, tutte queste cose ci possono anche essere nell'animo umano. Onestamente io dell'idea che mi ero fatto di Putin in questi 20 anni, insomma, dove lui ha gestito il potere in varie forme, tutto mi ha dato l'impressione, tranne di un certo, di uno che era in grado anche di scommettere e di azzardare, come probabilmente ha fatto in Siria, ha fatto in Libia, però che raramente faceva il passo molto più grande delle proprie capacità. Per cui io la follia non la vedo. Rimangono altre due opzioni, diciamo, uno che è quello dell'errore. Purtroppo sistemi autocratici, no, basati un po' su dei meccanismi decisionali imperfetti, dove le informazioni non arrivano bene al vertice, dove non tutto quello, anche la corruzione che esiste nel sistema a basso livello, magari Putin riteneva che tutto quello che era stato investito in forze armate avesse prodotto chissà quale strumento militare, che invece sul campo non si vede, perché sembra che ci troviamo di fronte ad un esercito di 20 anni fa, di 30 anni fa, grosso modo. Quindi potrebbe esserci, e questo è il sistema un po' autocratico, centralizzato, induce a questo tipo di errore, se ti circondi solo di yes men, diciamo. L'altra opzione, che potrebbe essere tanto valida quanto questa, ma anche preoccupante, è che invece è stato proprio un grande calcolo, cioè è proprio l'obiettivo cercato, quello di tagliare e rompere i ponti con l'Occidente. Cioè far saltare il tavolo di questo rapporto che Putin riteneva dannoso per lo spirito russo, per il mondo russo, per la stabilità interna. Allora far saltare, quindi cercare un confine duro con la NATO, anche al costo di far armare nuovamente la NATO contro la Russia, creare un confine tra Russia e non Russia, e orientarsi verso Oriente, verso la Cina, verso l'Asia. Quindi, diciamo, la guerra sarebbe Occidente, ma come strumento di un riposizionamento geopolitico verso Oriente. Quindi diventa portato una guerra ideologica, però, a questo punto di vista, cioè il contagio delle democrazie va evitato, perché se no gli salta, diciamo così, anche il suo potere, il suo modello, e quindi io mi chiudo, metto i muri, litigo, meno le mani, eccetera, insomma.
Sì, questa potrebbe essere una spiegazione, cioè Putin ha lavorato a costruire un concetto di Russia eterna, Russia spirituale, di stampo conservatrice, nazionalista conservatrice, basato sulla religione ortodossa, sulla famiglia. Sembra una società del Settecento, gli oligarchi, la Chiesa che è un... No, come era nel Settecento, sì. Stavano sì, a Versailles, un gruppetto, eccetera, poi c'era la Chiesa che appoggiava, sì. Sembra quasi tornati 200 anni indietro. 300 anni sì, indietro. Il ruolo spirituale di una Russia, di un popolo russo che è quasi un popolo re eletto che ha una missione, no? Che è quella di riportare l'Occidente, il cuore dell'Occidente spirituale, farlo battere a Mosca, cioè nella Terza Roma, rispetto a quello che è invece un Occidente anglosassone decadente, pieno di depravazioni, di consumismo, globalizzazione e quant'altro. Certo. Quindi c'è sicuramente anche una visione ideologica, ma poi sono anche interessi geopolitici, probabilmente anche indotti un po' dalla Cina, in questo antagonismo crescente con gli USA, che hanno un po' chiuso il cerchio. Ho capito. Sai, professore, ma immaginando una via d'uscita, è realistico pensare che alla fine, prima o poi, insomma, nei prossimi mesi, si possa trovare una via d'uscita attraverso un negoziato vero, o non ci sono proprio le condizioni, la situazione resterà, o anche se la Russia dovesse conquistare l'est, comunque endemicamente una situazione di guerra? Allora, una via d'uscita andrà trovata, perché questa guerra è un peso enorme per l'Europa, per la nostra economia, ma soprattutto per la Russia. Cioè le sanzioni che sono state applicate per la Russia, alla Russia, hanno una specie di bomba a orologeria, cioè non puoi proseguire questo stato di guerra per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni. A mano pagheranno, ci sarà un prezzo politico enorme da pagare che non è sostenibile per Mosca, per cui già si parla di meno 10% del PIL per l'anno in corso, che è qualcosa di importante. Un crollo così grande c'era stato forse subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica, poi la Russia non ha mai avuto cali così alti del PIL. Ricordiamo che l'anno scorso era cresciuto quasi di un 5%, che probabilmente avrebbe fatto anche quest'anno, quindi invece di fare più 5 ha fatto meno 10, è un bel salto indietro. Ecco, tutto questo vuol dire che la Russia deve chiudere in qualche modo questo conflitto. Il problema a questo punto diventano gli ucraini. Il problema, cioè, dal loro punto di vista è giusto che sia così, diciamo. Gli ucraini non accetteranno una menomazione territoriale e poi di sedersi al perdono il 20-30% del territorio e poi si siedono al tavolo di pace e firmano un accordo. Penso che nessun leader sarebbe in grado di farlo, altrimenti avrebbe una rivoluzione interna. E teniamo conto che anche i paesi che di più danno le armi agli ucraini, cioè gli anglosassoni e gli americani, anche loro non sono per chiudere i conti velocemente con Putin dopo quello che ha fatto. Per cui io credo che Putin cercherà di chiudere il tavolo delle trattative, ma sarà difficile. Quindi a questo punto si immagina che ci sarà comunque un dopoguerra molto lungo e fatto di continue nuove, sempre a rischio di esplosione di conflitto. Senta, professore, abbiamo ancora un paio di minuti, ma c'è questa polemica adesso, questo professor Orsini che... Ma insomma, c'era una via alternativa realistica secondo lei a quella di dare un aiuto anche militare, insomma, in armi all'Ucraina? Secondo me no, perché significava dire arrendetevi, insomma, o si poteva fare qualcosa di più? Ma di più sì, si poteva fare in maniera preventiva, cioè prima della guerra si potevano dispiegare uomini, si poteva fare una no-fly zone, si poteva fare una minaccia alla Russia dicendo: se tu attacchi l'Ucraina io applico una specie di articolo 5 e quindi andiamo verso un confronto anche nucleare. Invece noi la deterrenza non l'abbiamo impiegata sull'Ucraina, l'abbiamo lasciata ai russi, cioè i russi hanno fatto la guerra e hanno detto: se voi mi contrastate sono io che uso il nucleare. Quindi la Russia muove e l'Occidente gioca di sponda. Quindi una volta, questa probabilmente è l'errore, ma non mi sembra che Orsini sollevi questo problema, anzi. No, Orsini dice però, che è stato l'Occidente a creare certo. Conflitto. Orsini sembra lunare, adesso non voglio dare giudizi, ma insomma non, si capisce che non lo condivido minimamente. Però voglio dire, insisto su questa cosa, non solo, ma per esempio la marcia della pace Perugia-Assisi, no alle armi, cioè sì, Putin è cattivo,
però non dobbiamo dare le armi all'Ucraina. Ma non dare armi all'Ucraina significava dire arrendetevi, cioè più che la marcia della pace la devono chiamare la marcia della resa, allora, perché se non le aiutiamo a difendersi, insomma, va bene, gli dicevamo... Sì. Diciamo che le armi che vengono date all'Ucraina per definizione sono armi difensive, perché l'Ucraina ha titolo del diritto internazionale di difendersi, e quindi le armi che vengono date sono armi difensive. Quelle che usano i russi, qualsiasi tipo di arma è un'arma offensiva, hanno invaso il paese. Ma al di là di questo, è chiaro che bisogna ragionare per un disarmo, ma il disarmo deve essere tanto del Donbass quanto dell'Ucraina, quanto della Crimea, cioè le armi vanno tolte e eliminate da entrambe le parti. Certo, questo sì, saremmo credo d'accordo e felici tutti, ma finché la Russia non fa un passo in questa direzione, credo che abbandonare l'Ucraina significa consegnarla in bocca al lupo, insomma. Ma gli ucraini non si arrenderebbero, quindi no, certo, anzi, se noi troverebbero da altre parti, forse. Sì, e ricordiamo che l'Ucraina è uno dei più grandi produttori mondiali di armi, quindi loro hanno già una capacità loro interna di poter alimentare una guerriglia. L'hanno fatto i talebani per 20 anni, una guerriglia la potrebbero fare anche gli ucraini. Io penso che proprio dare le armi vuol dire cercare di ristabilire una parità tra attaccante e difensore, che a un certo punto deve portare o potrebbe portare ad un equilibrio e quindi ad una pace. Ma se lasci il più forte continuare a picchiare il più debole, e sono 50 milioni di persone che ti prolungheranno questa guerra per decenni, che sarebbe lo scenario peggiore. Bene, professore, io la ringrazio davvero tanto, ci ha dato altre importanti chiavi di lettura come al solito, probabilmente la tornerò a disturbare perché vediamo l'evoluzione, insomma, come, quali saranno le cose, anche per cercare chiavi di interpretazione e valutazione di una persona esperta come lei, che ha anche esperienza internazionale. Lei sarà anche in Afghanistan, mi sembra, nell'ambito di una missione. Una missione credo che era nell'ambito della NATO o dell'ONU, non ricordo, insomma. Ma, sì, per vedere cosa stava facendo l'Italia. Cosa stava facendo l'Italia, quindi insomma riesce a leggere e aiutarci a leggere bene queste cose. Ricordo, abbiamo parlato con il professor Paolo Quercia, che insegna studi strategici all'Università di Perugia ed è direttore della rivista GeoTrade. È stato tante cose, cito appunto quello che avevo detto all'inizio, è stato coordinatore del club dei diplomatici economici e commerciali delle ambasciate estere in Italia. Professore, mi deve fare una promessa, parleremo della sua rivista, perché GeoTrade significa, non si interessa solo di geopolitica, ma anche degli effetti, diciamo così, sul commercio internazionale, sulle ricadute sul commercio internazionale. E qui si apre un pezzo importante, quanto pesa e come le imprese italiane che commerciano insomma con la Russia, che esportano comunque anche rapporti commerciali, si trovano e come perché poi l'abbiamo un po' messo in ombra questo, ma credo, immagino che si troveranno davanti anche problemi concreti, pratici, non di poco conto. Ne parlavamo prima dell'intervista, mi piacerebbe farci proprio un punto. Professore, la ringrazio davvero tanto di nuovo, grazie. Arrivederci, 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 grazie. Arrivederci.